Eccoci allora, siamo giunti a leggere ormai l'ultima parte di questi discorsi che il nostro Vescovo ci ha raccomandato e siamo quindi al capitolo 17 di Giovanni, la grande preghiera di Gesù, che conclude l'ultima cena. Leggiamo solo la parte che commenteremo, anche se vi raccomando comunque di leggerla già tutta, l'avete certamente già letta, perché come già dicevo, questi discorsi sono tutti profondamente unitari e questa preghiera, anche questa, è profondamente unitaria. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, che gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato di fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Parola del Signore. Per comprendere bene questo brano bellissimo, profondissimo, questa preghiera che molti chiamano la preghiera sacerdotale di Gesù, occorre fare qualche premessa. Anzitutto siamo al termine dei discorsi dell'ultima cena e quindi occorre ricordare che siamo in questo contesto. Gesù ha lungamente parlato con i suoi discepoli e già durante l'esposizione dei vari discorsi dell'ultima cena sottolineava da una parte in Giovanni la forza catalizzatrice di questi discorsi. Sono discorsi di Gesù, certamente una costruzione letteraria dell'Evangelista, che raccolgono tante parole del Signore con grande profondità. Sono discorsi che spesso mostrano Gesù già nella gloria, quindi il parlare del Signore Gesù in vari tratti ci fa vedere lui già glorificato in qualche modo, no? Del resto è quello che pensano gli Apostoli, che pensa l'Evangelista. Il Vangelo è scritto dopo la Pasqua, dopo la morte e dopo la risurrezione. Per certi versi questa sottolineatura è ancora più vera nel caso di questa preghiera. Cosa vuol dire preghiera sacerdotale? Perché usa questo termine? Senza fare uno studio approfondito, che in realtà sarebbe anche giusto, ma sarebbe un po' troppo lungo, ovviamente il riferimento più scontato quando si parla di preghiera sacerdotale viene in mente il prefazio della messa, no? In cui effettivamente alcune di queste tematiche si ritrovano. Anche alcune tematiche della preghiera, Gesù questa preghiera, comunque già letta personalmente in maniera integrale, parla di sé, parla del suo destino, parla dei discepoli, prega per l'unità della Chiesa, prega per la glorificazione anche dei discepoli. E se ci pensiamo, sono tematiche che sono presenti anche nella preghiera eucaristica, non solo in quelle contemporanee, ma per esempio anche nella preghiera eucaristica che leggiamo in Biblia, che è il testo più antico come preghiera eucaristica che ci è arrivato dalla prima chiesa, no? Ora, queste tematiche ci sono presenti, e però nel confronto per esempio con l'Unità, che non c'è nessun riferimento al Pane di Vita. Giovanni, il brano eucaristico, Giovanni 6, il discorso del Pane di Vita. Qui non ci sono riferimenti, perlomeno non ci sono riferimenti espliciti. Ora, perché questo? Beh, per quanto si possono fare molte riflessioni e dare molte ragioni, probabilmente che l'Evangelista scrivendo guarda a Gesù come se già fosse nella gloria. E il fatto che Gesù è nella gloria dopo la sua morte e la sua risurrezione. E quindi
se vogliamo parlare di preghiera sacerdotale, io penso che sia in realtà giusto, però dobbiamo ricordare quello che dice Ebrei, che dice che Gesù è alla destra del Padre e intercede sempre per noi. Quindi sommo sacerdote, misericordioso e fedele, che è glorificato e assiso e vincitore e prega per noi. Forse è più questa la figura di Gesù e la figura della preghiera sacerdotale. Non tanto l'inquadramento storico del Signore che sta pregando prima di andare alla Pasqua, certo anche questo, ma soprattutto la prospettiva del Signore già glorificato. Ancora un'altra cosa è importante dirla a modo di introduzione. Questa preghiera conclude tutti i discorsi dell'ultima cena e le tematiche che vi ritroviamo sono in qualche modo già presenti nel discorso, nei discorsi precedenti che abbiamo ascoltato in questi mesi, in particolare quello della glorificazione, che possiamo ricordare già in Giovanni 13, in maniera specifica, no? Il tema dell'unità, comunque è stato toccato, quando in Giovanni 15 si parla rimanete in me e io in voi. Ora però questa conclusione di preghiera non può che farci pensare a due passi molto importanti dell'Antico Testamento, di Genesi e di Esodo, perché vedete, anche in Genesi, quando Giacobbe sta per morire, fa un lungo discorso, udite le mie parole, parla ai suoi figli e benedice i suoi figli uno per uno, preannunciando anche ciò che sarà futuro. E così Mosè, addirittura quando sta per morire, siamo nel libro del Deuteronomio, in particolare capitolo 31, che precede, due capitoli sono dedicati, il 32 e il 33, sono due ampie poesie, anzi poemi, in cui uno Mosè preannunzia il futuro e in qualche modo preannunzia anche la perdizione di Israele e la sua conversione, e invece in Esodo 33 anche in quel caso c'è la benedizione di tutte le singole tribù. Quindi discorsi pronunciati sul limitare della morte, discorsi che però aprono lo sguardo al futuro, discorsi che diventano una preghiera e una benedizione. Quindi, in qualche modo, questa preghiera di Gesù, la grande preghiera del capitolo 17, che chiude i discorsi dell'ultima cena e introduce nella passione, diciamo che come genere letterario è strettamente imparentato, o perlomeno è imparentato, sullo strettamente parliamo. In ogni caso, appunto, si tratta di una preghiera che non è proprio una poesia come il prologo, ma che ci si avvicina, ecco. Non è semplicemente prosa, potremmo definirla prosa poetica. Quindi è un testo di alto livello, è un testo di preghiera, a tal punto che qualche esegeta, forse in maniera un po' avventata, ha ipotizzato che potesse essere anche un proprio testo, una preghiera effettivamente utilizzata nelle comunità giovanili. Forse questa ipotesi è un po' eccessiva, però certamente è una preghiera, ha l'andamento della preghiera, ha lo stile della preghiera, come quella che probabilmente gli apostoli stessi pronunciavano nel contesto eucaristico. Non dimentichiamo che effettivamente a noi non è giunta nessuna delle preghiere che gli apostoli verosimilmente pronunciavano o improvvisavano durante l'Eucaristia, ma è ben probabile che il taglio, che il genere letterario fosse simile a questa preghiera che Gesù pronuncia. Quindi questi paragoni servono a farci capire che quindi siamo sulla fine della vita di Gesù, e Gesù lo sa, è consapevole, e in questo momento, affidandosi al Padre, chiede le cose più importanti. Ancora, il capitolo 17, sappiamo appunto che la divisione in capitoli è stata fatta tanti secoli dopo, quindi è sempre un po' aleatoria, però trovo una suggestione nel fatto che il capitolo cominci così parlò Gesù. Evidentemente quando nel Medioevo hanno diviso la Bibbia in capitoli,
il fatto di mettere questa affermazione conclusiva all'inizio del capitolo pare quasi che anche l'autore medievale volesse dire: attenzione, questa preghiera la si capisce se si ha presente tutto quello che viene prima. E quindi ricordiamolo, ripensiamoci, portiamolo nel nostro cuore, perché altrimenti se la consideriamo a sé stante, senza ricordare tutto quanto il Signore ci ha insegnato, rischiamo di travisare la preghiera. Ed in particolare mi sembra molto efficace quello che dice Sant'Agostino, quando sottolinea che in questo così parlo a Gesù si allude in particolare a quello che diceva prima. Vi ho detto questo, cioè tutta la preannuncio della persecuzione, la vittoria sul mondo, eccetera, eccetera, perché abbiate pace in me. E mi sembra molto bello, lo riprendo perché è un passaggio bellissimo. La profonda ragione di quel discorso Gesù l'ha precisata chiaramente. Ha detto tutto questo perché essi, gli apostoli, ma aggiungo anche noi, abbiano pace in lui, il che costituisce lo scopo di tutta la vita cristiana. E tale pace non avrà una fine nel tempo, ma costituirà essa stessa il fine di tutte le nostre pie intenzioni, di tutte le nostre azioni. E per arrivare a questo fine, che noi ci nutriamo dei suoi sacramenti, ci studiamo alla scuola delle sue studi francesi, opere, i suoi ammirevoli discorsi, accettiamo il prezioso pene dello Spirito, crediamo e speriamo, e nella misura in cui ce lo concede, ci accendiamo di amore per lui. In questa pace troviamo il conforto di tutte le nostre sofferenze. In questa pace ci liberiamo da ogni tribolazione. Per essa sforziamo di buon animo e di dolore, per poter regnare in essa senza più soffrire. Quindi la pace del regno di Dio, che non è la pace del mondo, infatti non dal mondo io ho da voi. La pace del regno che diventa la meta del cristiano. Quindi Gesù gli dice che aveva detto: vi do pace, ecco che adesso prega. Alzate gli occhi al cielo, disse. Il gesto di elevare gli occhi è un gesto che ovviamente dice il protendersi verso Dio, verso il Padre, è il gesto della preghiera, è un gesto che Gesù faceva spesso, gli evangelisti, tanti sinottici quanto Giovanni ce lo ricordano, varie volte Gesù alza gli occhi al cielo per pregare e ovviamente essere rivolti verso Dio. Nella liturgia, tra l'altro, in alcuni casi questo gesto è comandato. In alcune preghiere eucaristiche, per esempio, c'è scritto che il sacerdote, quando dice alzate gli occhi, deve anche rialzare gli occhi, a sottolineare l'identificazione del sacerdote con Gesù. Del resto, ogni sacramento è operato in persona Cristo, nella persona del Signore. Ed ecco allora che alzate gli occhi al cielo, disse: Padre, Padre è venuto a lui. Tutti i discorsi, tutto il Vangelo di Giovanni, in maniera specifica, è una grande rivelazione del Padre. A questo punto la preghiera giunge al culmine più alto. Quindi Gesù, in questo movimento che si lo porta a rivolgersi al Padre, vuole che anche noi ci lasciamo coinvolgere, perché egli è venuto sulla terra, come più volte ha detto, precisamente per farci conoscere il Padre, per rivelarci al Padre. Sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo di nuovo, vado al Padre. E in questa preghiera già vediamo la protensione di Gesù verso il Padre. Anche noi siamo chiamati con Gesù a rivolgerci al Padre. E poi Gesù aggiunge: è venuta l'ora. Il termine dell'ora lo conosciamo bene, perché più volte ci fa venire in mente il capitolo 13, no? Capitolo 13, uno, ricordate, è un parallelismo, un'inclusione letteraria molto chiara, ovviamente voluta, quando dice: Gesù, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco, qui è venuta l'ora. E questa è venuta, il verbo che è usato al perfetto,
Chiesa, questo mistero, sottolineano che in questa venuta d'ora non bisogna però leggere un determinismo, quasi che il Figlio di Dio sia obbligato nel suo agire dalle ore, dal tempo, ma è lui stesso che predispone che l'ora giunta sia l'ora. Gesù agisce in obbedienza e al tempo stesso è il padrone del tempo e dispone i tempi. Quindi è lui stesso che dispone del tempo. Quando viene la pienezza del tempo, ecco, la pienezza del tempo è Dio stesso che la dispone, è il Figlio stesso che la riconosce e la vuole. Quindi l'ora, il tema dell'ora che, come già dicevo, ripeto brevemente, è l'ora della passione, è l'ora della morte, è l'ora della glorificazione. In Giovanni questo tema è molto unitario, è molto unitario. Quindi il tema dell'ora è anche da ricordare che non c'è solo in Giovanni, il tema dell'ora c'è anche nei sinottici, anche se un po' sotto traccia. Emerge un po' di più in Marco, in Matteo c'è qualche accenno, non avete avuto il coraggio di vegliare un'ora sola con me. Non è solo l'indicazione cronologica, evidentemente, ma appunto l'ora. E Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo. In questo glorifica il Figlio tuo, abbiamo trovato parecchie volte l'accenno alla glorificazione. Possiamo, certamente vi ricordiamo, no? In particolare nella parte del capitolo 13 e non solo, quando 13:31 il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà a sua. Quindi il tema della glorificazione è il tema della passione, morte e resurrezione. La glorificazione, Gesù dice che Dio è stato glorificato quando Giuda esce, quando Giuda, vi ricordate, esce ed era notte. E quindi la glorificazione inizia attraverso l'umiliazione. In questa preghiera di Gesù che dice è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, c'è certamente dentro questo riferimento all'umiliazione e alla gloria che Gesù deve ricevere attraverso la sua morte e la vittoria che avrà attraverso la resurrezione. La visione di Giovanni è una visione profondamente unitaria. Il verbo glorificare in greco è doxazein, e appunto tradotto in latino sia con glorifico che con clarifico. In ogni caso il concetto è lo stesso, si sottolinea la lucentezza della gloria con claus, con clarificare appunto, mentre nella gloria si sottolinea ovviamente l'aspetto di gloria, di gioia, di vittoria, eccetera. E questi aspetti sono presenti perché Gesù appunto chiede che il Padre lo glorifichi e sa bene che sta andando incontro alla passione, ma sa anche che quella non sarà l'ultima parola. E quindi la prospettiva della gloria, quella che presiede sostanzialmente tutta la passione, la libertà del Figlio che si consegna, è ancora più sottolineata in Giovanni nei sinottici. Possiamo ricordare, per esempio, quando nel capitolo 18 si racconta dell'arresto, quando Gesù viene arrestato, che in Giovanni lui sottolinea proprio chiaramente che è Gesù che si consegna. Se cerca, quando dice chi cercate, Gesù di Nazareth, cadono tutti per terra. Allora dice, vi ho detto che se cercate, sono io. Quando dice sono io, cioè io sono, il nome divino, tutti cadono per terra. Ed è Gesù che ripete, sono io, perché sta ancora chi cercate, se cercate me lasciatemi questi dare. E quindi la passione come voluta dal Figlio, come sua libera consegna. E di questo glorifica il Figlio tuo, c'è dentro quindi questa
tema del dono pasquale di Gesù. E appunto viene in mente il libro di Filippesi, ma umiliò se stesso fino alla morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato. Ecco, potremmo dire che il tema della umiliazione e della esaltazione in Giovanni vengono appunto tenuti insieme con una parola sola, la glorificazione. E, però glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Ecco, in che senso? È l'obbedienza del figlio che dà gloria al padre. Vi è chi cerca la sua gloria e giudica, Vangelo dell'altro giorno. Io glorifico il padre mio. Gesù quindi dà gloria al padre con la sua perfetta obbedienza. Viene in mente quella che aveva un senso ironico, quello che diranno, che avevano detto i giudei, scusate, quando c'era il cecconato, no? Al cecconato che ci vedeva, da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo, Gesù, è un peccatore. Invece, appunto, la gloria che Gesù dà al Padre non è decisa dall'uomo, ma è decisa dal Padre. E Gesù glorifica il Padre con la sua obbedienza. Non solo, vi ho da sottolineare in che senso Gesù glorifica il Padre. Mi pare intelligente una sottolineatura ancora una volta di Agostino che dice: quando Gesù venne sulla terra, Dio era glorificato, lodato con Dio solo nella terra di Israele. Ma dopo la sua morte e la sua risurrezione, attraverso l'annuncio degli Apostoli, la glorificazione a cui Dio, l'invocazione del nome del Padre e della Santissima Trinità, si diffuse in tutto il mondo. Ricordo che proprio grazie alla glorificazione del Figlio, il Padre stesso è glorificato, perché attraverso la sua passione, morte e risurrezione ha inizio l'annuncio pasquale, la predicazione del Vangelo, l'annuncio della vittoria pasquale, l'annuncio della verità evangelica a tutti i popoli del mondo. Ricordo che in questo dobbiamo riconoscere che il Figlio glorifica il Padre, non solo con la sua obbedienza, ma anche col fatto che, mediante la sua morte e la sua resurrezione, ha inizio la Chiesa, che annuncia il Vangelo a tutti i popoli del mondo, no? Ancora, tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano. Di per sé nel testo c'è scritto su ogni carne. Ovviamente la traduzione su un essere umano è giusta, perché carne, in quel caso, è una parte per il tutto, la famiglia. Anche se, dovete ricordare, che per il Salmo ad te omnis caro venia, perché lì è ogni carne, carne sottolinea, nell'espressione poetica della preghiera dei Salmi, ovviamente anche in questo passo, la fragilità dell'essere umano. Carne. E ogni carne, dice Isaia, è come fieno. Ogni carne è come fieno. E quindi il potere che il Signore ha su ogni essere umano, che è fragile, che è debole, che è mortale, tra l'altro termine che si usa spesso in genere, anche nel letterario, è mortale. Ecco che gli ha dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questo mi sembra bellissimo. E mi pare forte e azzeccato il contrasto che c'è tra la debolezza di ogni essere umano e il potere che riceve il Figlio del Padre di dare la vita eterna a quelli che gli sono dati. La vita eterna, che è la grande promessa di Gesù. Più volte nel Vangelo ne ha parlato, ed è la grande dono. Gesù viene nel mondo precisamente perché vuole donare agli uomini la vita eterna. Noi possiamo leggere il Vangelo e comprenderlo se non
comprendiamo quanto sia grande il nostro dono della vita eterna. Gesù è venuto nel mondo per questo. Infatti è assurdo un cristianesimo a cui si toglie la prospettiva della vita eterna, la prospettiva escatologica. Non rimane più niente, non rimane più niente, un po', non vogliamoci bene, ma che senso? Tutti passiamo. Invece il fare il bene e non il male, nella prospettiva dell'eternità, assume un senso profondissimo. Allora è possibile anche ammartirlo, perché c'è la vita eterna, c'è il giudizio di Dio, c'è la gloria del paradiso e c'è anche la dall'anziano. Quindi questa prospettiva di ampio respiro è la prospettiva fondamentale del Vangelo. La vita eterna che non è frutto di sforzi umani, ma che è dono gratuito di Dio, e che è il dono che Gesù è venuto a portare, è il dono essenziale. Quindi, davvero, meditiamo questa parola. Gesù guarda alla sua missione. La sua missione è dare la vita eterna agli uomini. E la vita eterna è la partecipazione alla vita stessa di Dio. E questo essere uniti nell'amore, di cui parlava Giovanni 15, no? Quando si diceva appunto che rimanete in me, amato, nessuno ha un amore più grande di questo, rimanete nel mio amore. Quindi la prospettiva della vita eterna, che dà senso anche ad affrontare con le persecuzioni. Gesù anziano perseguiteranno me, perseguiteranno anche voi, se hanno del me, perseguiteranno anche voi, però la prospettiva della vita eterna, che è comunione, che è tornare alla casa del Padre. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Io vado, preparerò un posto, lo prenderò perché siete ancora voi con me. Tutte le espressioni che si riferiscono alla vita eterna. Ed è quello che Gesù aggiunge poi: questa è la vita eterna. Tra l'altro, sì, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La vita eterna è conoscenza perfetta di Dio. E questa conoscenza implica la perfetta comunione. E penso che il verbo gnosco qua utilizzato vada assolutamente compreso non solo in senso intellettuale, ma vada compreso in tutta la sua profondità, quella profondità di comunione che implica il conoscere Dio. Ricordiamo che nel testo di Genesi 4, per esempio, in tanti altri testi, il verbo conoscere giunge addirittura a indicare l'unione sessuale. Adamo conobbe sua moglie Eva e ebbe un figlio Caino. Questa comunione così profonda di carne, in realtà, qui assume la, mi sembra la, richiama una comunione profonda di spirito, una unione che è un'unione totale. E allora, se comprendiamo il verbo con questa profondità, che vuol dire partecipazione fruttuosa, gioiosa, beatificante alla vita di Dio stesso, non sembra poi strano che ci siano accostati, conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Dico che non sembra strano perché questa espressione, che può avere a prima vista, se si comprende in senso meno forte il verbo conoscere, un favore subordinazionista, cioè sembra che sia importante conoscere il Padre e poi anche. In realtà non è certamente questo il senso. La conoscenza di Dio è conoscenza di Dio, Trinità d'amore, ed è entrare nella perfetta comunione delle tre persone divine, è vivere della vita stessa di Dio. Però appunto l'espressione, se si dà al senso conoscere una comprensione solo intellettuale, o comunque sì, un po' intellettualistica, diciamo, fa sì che sembra che non sia bastante. Tant'è vero che
in maniera un po' forzata, sempre questo nel suo commento, dice no, ma questa espressione bisognerebbe girare le parole, dice lui. Bisogna dire che conoscano te, il vero Dio, e conoscano, lo leggo perché si parla con loro per un libro, questa interpretazione, perché secondo me dipende da una interpretazione un po' troppo intellettualistica del verbo conoscere. Però insomma, lo leggo perché lo trovo comunque simpatico. L'ordine, dice Agostino, l'ordine logico di queste parole è il seguente: che conoscano te e colui che tu hai inviato, Gesù Cristo, come il solo vero Dio. Quindi sposta e trasforma in predicato il solo vero Dio, il predicato di entrambi i complementi, no? Oggetti. In realtà è una forzatura. Ovviamente Sant'Agostino opera questa forzatura sul testo perché è mosso da intenzioni anti-ariane. Non dimentichiamoci che l'epoca di Sant'Agostino era ancora forte l'eresia ariana, che diceva che il figlio non è Dio come il padre. E queste parole possono essere mal interpretate, ma se prendiamo il verbo conoscere in tutta la sua abissale profondità, tutta la sua esperienziale profondità, tutta la sua densità relazionale, allora mi sembra che questo, che non serve girare la parola, perché in realtà significa questa comunione con il Padre, che è l'unico vero Dio, in realtà è una polemica contro gli dei pagani, probabilmente, sicuramente per il testamento questa espressione è usata in polemica dei pagani, colui che ha mandato, che è Gesù, che è il Cristo. Quindi è Gesù che è il Cristo, che è il Messia, che ci rivela l'unico vero Dio, che è il Padre, suo Padre, il nostro Padre, e che ci dà lo Spirito Santo, il Padre. Quindi mi pare che non sia necessario girare parole, ma comprendere il verbo conoscere in tutta la sua profondità e capire che precisamente nella conoscenza di Dio il Padre, la conoscenza che il Figlio ci dona, la conoscenza che è grazia dello Spirito Santo che ci conduce alla verità tutta intera, lì sperimentiamo la vita di Dio. Certo, qua giù sperimentiamo ancora in ombra, perché non siamo ancora nella vita eterna. Lassù lo sperimenteremo nella sua pienezza, ed è lassù che potremo dire che non chiederemo più nulla, perché avremo tanto, molto di più di quello che abbiamo chiesto e desiderato. E appunto, io ti ho glorificato sulla terra. Gesù guarda indietro alla sua opera, un auristo verbo utilizzato, e compi, ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Gesù quindi guarda il suo ministero e a tutta la sua vita, ed è stata posta, ed è posta sotto il segno della glorificazione del Padre. Gesù ha glorificato il Padre perché ha compiuto la sua opera, perché non ha cercato se stesso, non ha cercato la sua gloria, non ha voluto fare quello che piaceva a lui o quello che l'avrebbe gratificato a lui degli altri, ma ha sempre cercato di obbedire al Padre, nonostante le opposizioni, nonostante l'ostilità che ha rifiutato, fino a portarlo alla passione. Gesù ha sempre obbedito al Padre, ed in questo, cercando la gloria del Padre, è stato sommamente libero. E occorre però ancora sottolineare una cosa: ti ho glorificato sulla terra. Gesù glorifica quindi Dio nella sua opera. Le espressioni di questa glorificazione sono tutti i miracoli che ha compiuto, sono tutte le parole che ha detto, tutti gli insegnamenti che ha dato, tutte le parole con cui ha insegnato, tutto ciò che ha vissuto è posto sotto questo segno della glorificazione del Padre, compiendo l'opera che mi ha dato da fare. Qui occorre notare ancora una cosa importante. Anzitutto che in questo compiere, questo è un verbo abbastanza generico, in realtà nel testo greco c'è il verbo teleion, ed è un verbo molto importante. Perché? Beh, anzitutto perché questo verbo è in latino tradotto con
consumare. È un verbo importante perché in realtà è un verbo utilizzato nell'Antico Testamento come verbo sacerdotale, utilizzato per sottolineare il compimento dell'opera puntuale da parte dei sacerdoti, da parte dei sommi sacerdoti. Seconda cosa, è importante perché in Giovanni 13 si dice quello, lo citavo prima, no? Prima della festa di Pasqua, sapendo che era giunta la sua ora di passare, che era giunta di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E li amò sino alla fine, questo è tradotto confine, ma è eisteos. È il sostantivo telos, che è tradotto con infine, fino alla fine. Quindi è il sostantivo, la parola da cui viene il verbo teleion, ok? Quindi l'amò sino alla fine. Quindi questo ho compiuto, non è solo ho fatto, ma ho portato a compimento in maniera definitiva. E in questo verbo, perché dice di portare a compimento, non c'è solo riferimento all'opera sacerdotale di Cristo, ma c'è dentro anche tutto il riferimento al compimento delle scritture, cioè al compimento del preannunzio dell'Antico Testamento. D'altra parte, qual è in Giovanni l'ultima parola del crocifisso? Tutto è compiuto. E in greco la parola sono tetelestai. Ancora lo stesso verbo teleion, tetelestai. In latino suona consumatum est. Non vuol dire che Gesù sia consumato. Gesù ha compiuto perfettamente la volontà di Dio, ha portato a compimento della sua esistenza, della sua passione, morte, tutto ciò che era stato preannunziato dagli antichi profeti, e vuol dire che Gesù quindi ha compiuto. Ecco, quindi ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera, e ergon, che è la parola che giustamente tradotto con opera, beh, però mi viene in mente che, per esempio, qual è l'opera di Dio, ergon, Giovanni 6? Credere. Quale opera compie? Lavorate per il cibo che rimane, per Gaza. Vi mandate a lavorare. Giovanni 6, il riferimento è al discorso del pane di vino, di grida, quando si parla del lavoro, ovviamente, samaritano, eccetera. Quindi, va bene, non vorrei essere complicato, però c'è una ricchezza, queste parole per sé semplici, c'è una profondità straordinaria, che vuol dire che c'è dentro tutta l'esistenza di Gesù, che in queste parole diventa preghiera, no? Quindi ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Quindi Gesù che obbedisce, ma in questa obbedienza compie tutto ciò che era stato detto dai profeti. Quell'opera stessa, quella rivelazione di salvezza, prende definitivamente forma, sigillo nell'offerta pasquale di Cristo. Ed è quando che Gesù prega, e ora Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Gesù chiede quindi la sua glorificazione, riprende l'espressione, versetto, come spesso in Giovanni, ritorno, no? Si ripete un po', come diceva quell'esegeta in inglese, Giovanni procediamo andata, dice una cosa, come diceva, e poi ritorna la stessa cosa, però ogni volta che torna un'ondata si arricchisce di qualcosa, no? La prima richiesta è glorifica il figlio tuo, ora Padre glorificami, ma qui l'arricchimento è glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo prima, presso di te prima che il mondo fosse. E qui c'è un riferimento appunto al prologo. In principio era il verbo era presso Dio, e Dio era il verbo. Egli era in principio presso. Ecco, riferimento al prologo, riferimento chiaramente alla figura della sapienza. Gesù è il verbo del Padre, il Logos del Padre,
certamente il Logos ha a che fare con la figura della sapienza, che è in principio presso Dio, come dice, come dico, meglio la sapienza stessa, ma soprattutto il libro dei Proverbi, il libro del Siracide. E quindi la gloria che Gesù aveva presso il Padre è la gloria della sapienza, è la gloria del Verbo. Ora però, qui occorre notare una cosa che va sottolineata con finezza. Gesù, il suo andare al Padre, non è che torna dove era prima, come se la vicenda storica vissuta e patita dal Verbo di Dio fatto carne non fosse rilevante. Perché ci potremmo male interpretare questi versetti comprendendoli in questo senso, no? Nel senso che, è venuto giù, ha fatto le sue parti, ma adesso non chiede di ritornare su me, buon per lui, e noi rimaniamo. No, in realtà la vicenda pasquale, la morte e la risurrezione, cambia oggettivamente la condizione dell'uomo. E occorre in questa affermazione riconoscere che si parla del mistero anche della glorificazione del Figlio, della carne assunta, insomma, no? Di quell'umanità che fu assunta e che era fin dal principio stata predestinata, ma non ancora assunta. Quindi niente ci spinge ad accettare questa tesi, che dice appunto, alcuni hanno creduto che da queste parole che la natura umana dovesse diventare il Verbo, che l'uomo diventasse Dio. No, l'uomo è glorificato, ma non è l'uomo. E addirittura che l'uomo sia niente in Dio. No. Queste parole si riferiscono alla predestinazione della gloria spettante alla natura umana unita al Verbo. Predestinazione che presso il Padre, la mortale, verrà immortale. In virtù di tale predestinazione si deve considerare già compiuto ciò che ancora nel mondo si compirà in futuro. Questa in realtà può sembrare una precisazione teologica un po' complicata, ma in realtà è molto importante per me, perché se la vicenda del Verbo glorificato non ha nulla a che vedere con la sua carne, noi non potremo partecipare alla gloria. E invece la carne del Verbo viene glorificata, rimanendo carne, l'umanità del Verbo viene divinizzata, rimanendo umana, è unita al Verbo, certo, ma rimane umana ed è in comunione con questa umanità glorificata che anche la nostra umanità verrà glorificata, trasfigurata. È il mistero di Gesù che è il capo e noi il corpo della Chiesa. È una glorificazione che a noi non è ancora donata, ma che sarà donata. Gesù prega perché parte una vita eterna, perché gli ha il potere, perché gli ha vita eterna a tutti coloro che gli ha dato, se ne entra anche noi. Quindi capite la coerenza di questa preghiera. Gesù viene glorificato mediante il passaggio durissimo della morte, della passione della morte, viene glorificato con la sua risurrezione, ed egli però è primogenito tra molti fratelli, perché anche noi saremo glorificati. E allora facciamoci stupire e esportare questa bellissima preghiera. Chiediamo la grazia di aprire il nostro cuore alla fede, alla speranza della vita eterna, perché questa è la speranza più grande che ci permette di desiderare quella pace che il mondo non può dare, quella pace che sarà fonte di consolazione infinita, quella pace che desideriamo, che ci sarà donata.